Ma in questo estate 2023, con il caldo afoso che fa, i nostri contenuti vanno avanti, i nostri contenuti sono sempre sul pezzo. E dopo aver fatto la flop 11 di Milan-Inter-Roma, ora facciamo la flop 11 dei campioni di carica, in carica, dei campioni d'Italia in carica, il Napoli. Gli 11 flop della storia del Napoli, ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati su tutto. Domani comincerà il mondiale femminile, soprattutto sui miei social. No, oggi, non domani, perché ho detto domani, oggi. Oggi, no, domani, oggi. Oggi comincia il mondiale femminile, vi raccomando, sui miei social ci saranno tutte le partite, i risultati, le classifiche, tutto quanto del mondiale femminile. Poi ci saranno anche i video commenti, soprattutto della nazionale italiana. Vi raccomando, seguiteci. Andiamo alla flop 11 del Napoli, della storia del Napoli, sotto il Vesuvio. Il portiere più scandaloso del Napoli può essere solo lui, Nicolas Navarro. Solo sentire il nome Navarro, a me mi sembra più un nome di un attore di quelle soap messicane, argentine. Lui è sudamericano e il portiere preso per Paolo Marini, è stato uno dei primi colpi dell'Argentina Junior. Era considerato uno dei portieri futuri della nazionale argentina e per bene della nazionale argentina la sua carriera si è stroncata. Ricordiamo, il suo esordio prende due gol, ma non tanto. Uno non dice al suo esordio prende due gol, può capitare, ma le papere che resteranno nella storia sono quelle fatte contro il Bologna, il gol di Vaio. Le papere fatte al Marassi erano più, a un certo, a fine stagione, erano più le papere che le parate. Alla fine, bello, impacchettato, rimandato in Argentina. Ma un portiere più scarso di quelli, sì che poi in Argentina ci sono tanti grandi portieri, però questo era proprio basso. L'altro nome è Sanchez Cribari, difensore centrale al Napoli, è stato uno dei difensori forse più sopravvalutati. Cribari, sì, è stato uno dei difensori più sopravvalutati. Noi ci ricordiamo più dei suoi autogol che delle azioni che è riuscito a fermare. Ha fatto più autogol Cribari durante tutta la sua stagione che non un giocatore in tutta la carriera al Napoli. Per questo, dopo solo una stagione, è stato rimandato di nuovo di dove è venuto. L'altro difensore è stato un difensore quando il Napoli era in Serie B. Erminio Rullo è stato denominato salvatore della fascia sinistra perché doveva far riposare il titolarissimo Mirko Savini. Per fortuna di Mirko Savini non si è mai fortunato perché questo Rullo era scarso, ma più scarso non si può. Per fortuna l'avevano chiamato il salvatore della fascia sinistra. L'avevano chiamato il salvatore della fascia sinistra. Meco io, scusate il termine, miei coglioni, è stato giustamente rimandato dov'era, perché è stato penoso, forse è stato il terzino su quella fascia sinistra con la maglietta del Napoli più scarso di tutti i tempi. Poi l'altro giocatore che è sempre in difesa è Pablo Armero, colombiano. Quando giocava all'Udinese sembrava un fenomeno, sembrava il fenomeno, io me lo ricordo Pablo Armero. 69 presenze, 3 reti, 15 assist con l'Udinese. Devastante, è stato devastante. Quando l'ha comprato il Napoli, che se non mi sbaglio l'aveva comprato a gennaio e poi l'aveva fatto venire o a giugno, oppure l'avevo comprato a giugno e poi fatto venire a gennaio, non mi ricordo. Comunque, per anticipare gli altri, l'aveva preso, però lasciato per un periodo a Udine.
Io mi ero mangiato le mani perché lo seguivo pure la Juve. Pablo Armero era un talento, doveva essere un talento puro. Ma signori miei, quando è andato a Napoli è stato un bidone assoluto. È stato uno dei giocatori più scarsi mai visti. Ha fatto poi qualche apparizione al West Ham, al Milan. Poi pure il Milan ha detto: vai, tornatene al Flamengo, ed è andato in Brasile. L'altro fenomeno è in questa top, in questa flop 11, già l'abbiamo visto. Già l'abbiamo visto in un'altra squadra. E chi non lui? Rolando. Quando è stato comprato dal Napoli, doveva essere il perno della difesa centrale di Mazzarri, acquistato dal Porto, prestito con il riscatto a 10 milioni, per fortuna del Napoli, questo riscatto non è mai stato fatto. Poi non so. E poi all'Inter sono geni che dopo aver visto i disastri fatti a Napoli sono andati a comprarlo l'Inter e ce lo ricordiamo solo ed esclusivamente per le battute, per la gag fatta da Aldo Bagni in Aldo, Giovanni e Giacomo. Andiamo al centrocampo. Cominciamo con uno dei talenti forse più sottovalutati del calcio italiano, il centrocampista Marco Donadel. Donadel doveva essere il perno del centrocampo del Napoli, però quando arriva, dopo neanche un mese, si fa un grave infortunio, rischia, un infortunio che ha rischiato anche la carriera, però poi, con tutto il rispetto, quello che aveva fatto vedere a Firenze, a Napoli non l'ha più fatto vedere. Per questo, forse anche per colpa dell'infortunio, è stato uno dei grandi pacchi, dei grandi bidoni del Napoli. L'altro grande bidone a centrocampo possiamo mettere Jonathan De Guzman. Signori miei, quando è stato preso De Guzman è stato acquistato dal Feyenoord in Olanda per quasi 15 milioni di euro. Doveva essere la freccia, doveva essere la classe del centrocampo del Napoli. Noi quel giocatore visto nel Feyenoord a Napoli non l'abbiamo mai visto. È stato completamente un fallimento. È stato forse uno dei colpi meno riusciti da De Laurentiis, è stato completamente un pacco e per questo ennesimo bidone a centrocampo nella flop 11 del Napoli. L'altro giocatore è Josef Radanovic. Signori miei, questo quando è stato preso nel Napoli è stato preso giovanissimo, è riuscito a anticipare tutti i grandi club che erano su di lui, Real Madrid, le squadre inglesi, il Bayern Monaco, però Radanovic aveva preferito il Napoli, essendo che l'ha preso giovane, l'ha fatto esordire nelle giovanili e l'abbiamo visto solo ed esclusivamente nelle prime 8 partite delle giovanili. La maglia del Napoli dei grandi non l'ha mai indossata, grandissimo pacco, è stato anche per l'età che aveva, è stato anche pagato parecchio. E andiamo all'attacco. All'attacco possiamo dire, signori miei, parliamo forse del flop fatto da De Laurentiis. Edu Vargas, il cileno, doveva essere il grande colpo sudamericano. L'avevano denominato il più forte cileno mai visto in campo. Era più forte di Sainz, di Vidal, di tanti altri giocatori cileni. Doveva essere l'anello, non l'anello, il diamante della corona di quella gestione Napoli, ma invece preso a più di 35 milioni, un grande flop. Ha giocato con Napoli 3 partite titolari, poi mai più titolare, è stato mandato in prestito in varie squadre. Alla fine il flop si è considerato più flop di così, non si poteva fare e per questo riuscì a fine contratto è tornato al Cile. L'altro attaccante, parliamo di Erwin Hofer, austriaco, quando è stato comprato dal Napoli, veniva dal Rapid Vienna. Stiamo parlando di un giocatore che nel Rapid Vienna segnava gol a raffica, sembrava una macchinetta, 2, 3, 4 gol a partita, segnava gol, è arrivato al campionato italiano. E lì abbiamo capito che questo era proprio completamente un pacco. Non è riuscito in una stagione a segnare un gol nel campionato italiano.
un gol nel campionato italiano, e questo è tutto da dire, è tutto da dire. Del grande talento il calcio austriaco, abitone dell'anno, e il passo è breve. L'altro nome è stato un nome voluto fortemente da Eddie Reia quando il Napoli è in Serie B, Massimiliano Vieri. Voi dite chi è? Semplicemente è il fratello del più famoso Bobo Vieri, però con tutto il rispetto, l'unica cosa che hanno in comune Bobo Vieri e Massimiliano Vieri è una cosa sola: il nome. Perché sono due giocatori completamente diversi. Sono due giocatori completamente. Uno è un fenomeno, l'altro è un bedone. L'altro ha giocato davvero poco e male. Forse degli 11 flop, degli 11 bedoni della gestione del Napoli, è l'unico che ha segnato, perché ha segnato un gol col Napoli in Serie B. Ma l'allenatore del flop, dei bidoni del Napoli, della storia del Napoli, può essere solo uno o forse due: Renzo Ulivieri, che ha fallito completamente, durato pochi mesi alla guida del Napoli, poi se n'è andato, e Andrea Agostinelli, che lì è durato come un gatto in tangenziale, poco e niente. Diamo le 11 flop del Napoli. In porta Nicolas Navarro, in difesa Cribari, e l'altro Erminio Rullo, Rolando e Pablo Armero, a centrocampo Marco Donadel, Jonathan De Guzman e Jopes Radanovic, in attacco Edu Vargas, Hoffman e Massimiliano Vieri. Questi sono secondo me gli 11 flop della storia del Napoli. Iscrivetevi al canale, che ci vediamo alla prossima. Ciao!